Buongiorno, oggi parliamo con Mario Rusconi, che è dirigente scolastico, ma è anche il presidente dell'ANP Roma, ANP Associazione Nazionale Presidi. E con lui parliamo di quello che è un po' più che la novità, di quello che è il tema in discussione in questi giorni, cioè la figura del docente orientatore, del docente tutor per gli studenti. Vediamo di spiegare proprio con precisione di quali figure si tratta. Allora, distinguiamo fra docente orientatore e docente tutor. Cosa dovrebbero fare queste due figure? Beh, anzitutto voglio dire che abbiamo appreso con molta soddisfazione professionale dell'intendimento del ministro di fare un provvedimento che riguardi queste due figure, che sono due figure a nostro parere fondamentali proprio per rendere la scuola sempre più attiva, sempre più diciamo protesa a evitare la dispersione scolastica, che è un fenomeno molto grave soprattutto nel sud dell'Italia e nelle isole in particolare. Il tutor dovrebbe essere quella persona, aspettiamo di conoscere bene le specifiche tecniche nell'ordinanza che verrà, quella persona che si interessa di seguire gli studenti facendo in modo che abbiano tutta una propensione allo studio, che riescano a superare quei gravi momenti di difficoltà. Noi li abbiamo visti soprattutto accentuati adesso dal periodo del Covid. Ecco, invece questo è il tutore, l'orientatore invece cosa dovrebbe fare? L'orientatore dovrebbe, per quanto riguarda le indiscrezioni che conosciamo, nell'ambito del triennio finale delle scuole medie superiori, indirizzare i ragazzi verso quelle facoltà universitarie o anche quegli sbocchi di lavoro, oppure l'ITS, come sappiamo, che siano maggiormente rispondenti alle caratteristiche, ai talenti, si sarebbe detto una volta, di ogni studente. E quindi avrebbe una importante funzione proprio di orientamento, per fare in modo che poi non ci siano quegli abbandoni che sappiamo nei primi anni universitari sono purtroppo molto consistenti. Senti Mario, però forse sarebbe il caso di parlare di orientamento e soprattutto di docenti che aiutano in modo significativo gli studenti ad orientarsi già da prima, cioè già alla fine del primo ciclo di istruzione, all'ultimo anno della secondaria di primo grado, perché forse quando si è nel triennio della secondaria di secondo grado, se sono stati fatti dei danni, è difficile poi riparare a quel punto. Beh, sì, abbiamo letto che probabilmente queste figure saranno nella scuola media superiore inserite. Noi auspicheremmo, non è che vogliamo tutto e subito, però auspicheremmo che venissero anche introdotte nella scuola media, nella scuola secondaria di primo grado, il tutor perché già difficoltà di apprendimento dal punto di vista, direi, del carattere, non delle capacità intellettive, noi le vediamo accentuate già in prima, seconda e terza, secondaria di primo grado. E anche per l'orientamento, poi, adesso parlando un po' a tranci grossi, l'orientamento come avviene normalmente? Se sei molto bravo, ti viene consigliato il liceo classico o al limite lo scientifico, se no, se non vai molto bene, vai a un professionale, a un tecnico. Adesso, naturalmente, è una battuta che però in qualche modo corrisponde anche alla realtà, mentre invece sarebbe interessante orientare i ragazzi, anche quelli bravi, per esempio, verso gli istituti tecnici. Noi abbiamo una grande necessità di avere negli istituti tecnici ragazzi molto capaci e molto particolarmente versati per le discipline tecnico-scientifiche. Lo vediamo, per esempio, faccio un esempio di un istituto tecnico romano all'avanguardia, il Galilei, che vede i suoi studenti sempre primi nelle gare non solo nazionali ma anche internazionali di intelligenza artificiale, di robotica. Quindi sarebbe importante averlo fin dalle scuole medie per fare in modo che il vecchio, diciamo così, mantra, se vai bene classico, se vai male istituto tecnico professionale, venga in qualche modo, non dico eliminato, ma almeno diluito. Certo. Senti, a proposito di istituti professionali, si parla sempre di valorizzare l'istruzione professionale, ma poi in realtà mi pare che si faccia poco. Secondo te cosa bisognerebbe fare?
Beh, anzitutto l'abbiamo detto poco fa, un orientamento molto guidato, secondo poi una formazione particolare degli insegnanti. Teniamo conto che ad esempio un insegnante di lettere, come era il caso mio, io sono laureato in lettere classiche, potevo andare in un liceo classico, in uno scientifico, in un tecnico, un professionale. Ci sono anche dei linguaggi diversi, ci sono dei programmi diversi, ci vuole una maggiore attenzione proprio per la preparazione degli insegnanti, altrimenti si fa un po' un fritto misto che non funziona bene, mentre invece i professionali, noi sappiamo, i tecnici, vediamo quello che succede in paesi avanzati come la Germania, sono un po' il fiore all'occhiello, senza togliere nulla naturalmente ai licei. Senti, ogni tanto si parla di cambiare i nomi delle scuole superiori, delle secondarie di secondo grado, quindi chiamare tutti i licei in modo da renderli tutti appetibili allo stesso modo. Cosa ne pensi? Ma è una questione, secondo me, di etichetta. Io guardo molto ai contenuti. Parafrasando per altre forme un proverbio cinese, non mi interessa il colore del gatto, l'importante è che prenda il topo. Insomma, la stessa cosa. Io ho visto degli istituti tecnici, ma aggiungo anche dei professionali in Friuli Venezia Giulia, in Trentino, che sono veramente delle eccellenze europee. Dobbiamo fare in modo che questo sistema si diffonda su tutto il territorio e non sia semplicemente una scelta quasi di scarto arrivare in quest'ordine di studi. Senti, ritorniamo però alla questione di queste figure, cioè il tutor e l'orientatore. Forse però bisognerebbe anche pensare ad un intervento un po' più sistematico, cioè meno, come dire, legato alla emergenza, e quindi fare in modo che queste figure restino stabili all'interno della scuola. Quindi figure di sistema, come si direbbe. Cosa ne pensi? Ma io penso proprio questo, che una delle pregevolezze di questa iniziativa dovrà essere l'introduzione proprio della figura di sistema del tutor e dell'orientamento, che non siano semplicemente delle nomine, diciamo così, delle scelte episodiche. Da come è stata presentata, sembrerebbe appunto che questo non debba accadere, in quanto alla fine c'è un corso di diverse ore, c'è un esame finale e così via. Perché adesso noi di figure di sistema un po' volatili, li abbiamo avute da tempo, l'orientatore generico, il bibliotecario, l'anti-Covid, l'antibullismo che duravano un anno, avevano un piccolo obolo da parte delle scuole. Per la prima volta abbiamo cifre consistenti, ma speriamo, diciamo, che sia inserita anche la loro funzione in una progressione di carriera che comincia a rendere l'Italia un po', a mettere l'Italia sulla stessa scia di quello che sta succedendo in quasi tutti i paesi dell'OCSE. C'è però il rischio che se questa operazione è legata esclusivamente ai fondi del PNRR, quando si è esaurito il PNRR, non ci sono più soldi per sostenere, questo progetto e quindi la cosa decadrebbe. Ma io penso che diciamo, le scuole in Italia, per una carenza chiaramente degli studenti, si prevede che nei prossimi 10 anni mancheranno diverse centinaia di migliaia di studenti, mi sembra di aver letto fino a 1 milione, il che vuol dire che si riduce il numero degli studenti, si riduce il numero del personale e quindi si spera che però le risorse non siano ridotte, per cui con un'accorta politica che naturalmente dovrà essere pluriennale, queste figure dovranno essere saldamente inchiodate all'interno della scuola, altrimenti diventa one shot, come dicono gli inglesi, un colpo e basta, cosa che la scuola italiana non può permettersi. Abbiamo troppa dispersione scolastica. Certo. Tu sei ottimista complessivamente? Ma sì, sono ottimista perché vedo che queste misure, al di là poi delle differenziazioni politico-partitiche che appartengono più che altro al Parlamento italiano, vengono accolte positivamente dagli insegnanti. Gli insegnanti e i presidi da anni chiedevano un tutor, chiedevano una persona che orientasse, per cui ben vengano iniziative di questo tipo, perché ci interessa non il colore del gatto, ci interessa che prenda il topo, ripeto. Certo, benissimo. Allora ci auguriamo tutti che questo gatto acchiappi molti topi e che quindi la scuola italiana possa migliorare un po' anche in questa direzione. Viva Grazie il Mario gatto! Rusconi, dirigente scolastico, presidente della ANP Roma, lo ricordiamo. Grazie.